Expo Winter 2016, siamo allo stand Elan con Diego Valsesia, responsabile della promozione per l'Italia, che ha in mano uno spaccato di uno sci particolare. Si parla di una nuova tecnologia destinata al freeride. Di che cosa si tratta, Diego? Allora, buongiorno a tutti. Sì, Elan ha cambiato completamente tutto quello che era il freeride dello scorso anno. Già dal nome che è cambiato, andiamo sul nome, sul Ripstick. Tecnologie particolari, tecnologia TNT che va ad associare due tubi di carbonio che partono dalla punta, arrivano fino alla coda dello sci, sul lato dello sci, che danno rigidità allo sci, insieme a questi inserti anido d'ape che riducono il peso ma allo stesso tempo danno una bella stabilità e una bella rigidità torsionale allo sci. Sicuramente uno sci da alte prestazioni, pur riuscendo a mantenere un peso molto ridotto. Guardiamo un po' la linea parte da, vedete, dal 116 è lo sci più largo, 116 sotto il piede, andiamo via via scendendo, 106, arriviamo fino al 96 che quest'anno ha vinto l'ISPO Award proprio per questa cosa della tecnologia riportata in questi sci. Scendendo, uno sci larghezza 94 proiettato verso le donne, sempre per Elan un mercato molto importante dove si concentrano molto sulla ricerca anche negli altri settori della donna, andando poi a una cosa particolare che è lo sci da freeride da bambino. Lo sci da freeride da bambino, ricerca qua anche di Elan molto accentrata verso il bambino in tutto quello che fa, da partire dalla scarpa, con una partenza proprio sul freeride. Si parte da una misura molto piccola che è il 138 fino ad arrivare al 168 di misura, proprio per fare divertire anche i bambini in neve fresca o fuori pista con uno sci adatto. Bene, ti ringrazio ed è tutto dallo stand Elan Expo Winter 2016.